E rieccoci, sono andato un po' a livellare off screen perché la zona aveva nemici un po' troppo alti per il mio livello. Ho cambiato arma. E niente, quindi siamo pronti per affrontare questa zona come Dio comanda. I beg of thee, before the dark consume. No, niente. Stavo pensando comunque che potrebbe essere l'arcidrago dell'Ashen Lake del primo, che in qualche modo è stato corrotto dall'abisso un po' come Calamite. Oh, buono. Perché Calamite ipoteticamente non avrebbe senso. È uno dei pochi. Credo che sia l'unico vero e proprio arcidrago, come lo chiamano qua nel terzo. Poi questo nome è stato cambiato da Drago ad Arcidrago semplicemente perché nel secondo hanno fatto un casino con draghi, arcidraghi, dragoni, viverne. Sai che sei resistente al fuoco, eh? Beh, sei un piromante, avrebbe anche. No, dai, ma porco giuda. Offscreen! Non sapete che figata che ho appena. Ma che palle, andate via. Sapete che figata che ho appena trovato. Ecco, un oggetto tanto figo quanto interessante. Corazza nera e deforme indossata dai cavalieri e dagli anelli. Le armature dei primi uomini furono forgiate nell'abisso e manifestano ancora deboli segni di vita. Per questo motivo, gli dei si girarono il loro potere e quello di coloro che lo utilizzavano con il fuoco. Bella, molto bella. Madonna. Quanto sono scemo. E vabbè. Offscreen di nuovo. Mamma mia. Allora, ho battuto tutto. Ma che c'è un altro? Altri due, ma Dio, ma che palle, ma che cazzo. Ne ho appena battuti due. La praticamente passiamo da qua. Ho notato ora queste statue a questo bonfire. Suppongo sia Kath. Come a Lothric ci stava quello che suppongo fosse Frampt. One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge. And without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Ok, sono in un punto decente ora che ho parlato con questi NPC. Cosa sono quelli? Fantastico. Il mio incubo. Ma che schifo sono! Sono così piccoli! Pensavo fossero molto più grossi! Mi fanno ancora più schifo però. No, non mi attaccate. Oh, lo sapevo che ce n'erano più grossi. Però quelli più piccoli fanno schifo. Suppongo che questo vi possa dare un po' di problemi. Ok. No, no, no. Non capisco niente di quello che sta succedendo. Non mi danno un secondo. Oh mio Dio, un cavaliere nero. Con il martello di. No, no, no. Dio, che casino. Ma dai! Porco Giuda! Per favore, io non ho mai chiesto tanto dalla vita. Io adesso vorrei un bonfire. Che cazzo è? Ma togli, va. Che. Ma che. Sono arrivati in questo punto dove stava questo tipo, non so nemmeno se gli posso One parlare. poor girl slew her own kin, but even so,
was embraced, enveloped by the abyss. 'Twas a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Chi si riferisce? One met the dark with learning. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear? Forse quel primo è Artorias. La seconda potrebbe essere Nashandra. Non ne ho idea. Non ti ucciderò mai. Troppo difficile. Qua se scendo non posso risalire. Che bello. Ok, ci sei, Mister Simpatia, qua. Due Mister Simpatia. Ciao Mister Simpatia. Mi hanno rallentato o sono... Okay. Che c'è di qua? Wow, tu ci sei. Dimmi che c'è una shortcut. Oh, l'app. Oh, nice. Oh, and here we are again. How go- I can't find the purging monument. And I- what if it was never here in the first- Oh, bloody hell. What do I know? Non lo so. I know, seeing you all good and well, I just sort of spilled my guts to you. Just forget it all. Like a good hollow wood. Com'è la tua faccia? Non hai una faccia. Mi fa piacere. Dove stanno i due simpi? Grazie. Grazie di questo momento. Il tuo sacrificio rimarrà sempre negli annali storici, Mister Guardiano dello non so cosa. Ok, andiamo di qua. Ledo, scava il cavaliere d'argento, prova Spirungone. Dov'è Ledo? Ledo? Fa molto Dark Souls 2 per... Oh, ha un sacco di poise. A differenza mia. Basta! Wow! Ok, battuto. No, pensavo fosse un martello del primo gioco. Invece... No, invece è un martello di Ledo. È proprio un personaggio preciso. Martello di Ledo, martello pesante di Ledo, il cavaliere d'argento. L'arma di Ledo è di gran lunga la più pesante tra quello di ritare dei cavalieri di Anorlondo. Ledo era un personaggio stravagante, un amante dei viaggi in terre sconosciute, che divenne amico stretto e perfino... stretto dei giganti e perfino di Havel la roccia. Niente, è un amico di Havel. Ledo e Havel. Mo partono le ship. Anello di Havel più 3. Ma supernice. Berenice. Allora io devo trovare un cazzo di falò prima di tutto, perché sennò impazzisco. E poi vorrei uccidere quel tipo gigantesco là, che non credo rispondi. Cioè credo per la mia... Spero per la mia sanità mentale che non rispondi. Ok. Il trucco è ucciderli. Che? Chi è che ha parlato? Il trucco è ucciderli, comunque sì, molto... Sì, grazie, falò, cazzarola! Il trucco è ucciderli, molto intelligente come affermazione. Andiamo qua. Testa bianca del predatore. Il cranio vuoto di una locusta dal volto bianco, emersa da una palude oscura. Le locuste del volto bianco avevano il compito, con i sermoni, di spingere gli uomini all'oscurità.
Ma la maggior parte pensa solo a mangiare, ok. È ora che qualcuno ne prenda il posto e ne ripor e riporti il mondo su sulla retta via. Sarai tu? Non torni forse dall'abisso rifiutando di perderti in una nuova età del fuoco? Uomini e locuste sono spiriti affini. Perché non indossi questo cranio assumendone così la fattezza? Era così... Oh! Ma dai! Oggi questo video uscirà tardi perché ho la live. Venerdì mattina, ma... Venerdì mattina tarda. Ah, mi sono un po' cagato il cazzo di quel tipo, quindi potrei un attimo provare a rushare. Vediamo un po'. Ghiaccio! Aiuto, ma che sei? È tipo Exodia che devo... Oh, madonna, sta magia! Non la vedo mai arrivare, mai. Ok, neanche... No, ma che cazzo! Ma porco Giuda! Ma dai! Proviamo a sfondare il culo a Mr. Simpatia lungo 300 metri. C'ha un po' di... Soffrirà un po' di elefantite quel povero cristiano. Il punto è che lo devo uccidere. Lo devo uccidere. Perché credo che non respawni più. Deve morire. Stavo dicendo, evoca personaggi di Dark Souls 2. Basta. Basta. No, 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 no. Velo della strega nera. Fregare il cazzo! Sì, ma... va bene, io sono sottolivellato. Va bene, me lo sto rushando il DLC senza uccidere i nemici, sì. Però, che cazzo? Cos'è stato? Cos'è? Oddio. Oh madonna quanto è grosso. Guardalo. Assomiglia pure al drago del primo, però non ne sono sicuro, non vorrei dire una stronzata. Oh, oh. Si tira un sospiro di sollievo, eh. Sembrano Dark Wraith, ma non credo lo siano. C'è scritto? Mostra la tua umanità. Quindi prova palude. C'è un oggetto nella palude. Che devo recuperare. O devo uccidere quel tipo. Sono lontano 300 km e l'ho reso aggro. Vabbè, me ne frega di sta cosa. Meglio se facciamo questo. Ma... cosa? Mostra la tua umanità. Mamma, quanto sarebbe figo se ci fosse un'umanità. Un'umanità del primo. L'altro episodio non mi ricordo nemmeno se l'ho tagliato dal contenuto, ma dicevo l'effigie del secondo. Un'umanità del primo sarebbe ancora meglio. Sono morto, sono morto, sono decisamente morto. Niente, io lo devo far fuori, sto stronzo. Lo devo far fuori. Mi costasse riempire l'hard disk. Vabbè, lo faccio offscreen, va? 20 minutes later. Niente da fare, sembra proprio che non riesca a ucciderlo quel tipo. Il problema è che... No, vabbè, lo devo uccidere. 2 hours later.